Volevo chiedere scusa in questa breve intro del video che vi lascio tra poco, perché sto facendo pochi video tecnici, no, sulla tecnica di guida e su qualche trucchetto da adottare mentre guidiamo le nostre moto. Vi devo chiedere scusa, ma vi devo ringraziare perché proprio grazie a quei video mi avete chiamato, c'è stato modo di conoscerci di persona perché vi ho raggiunto. E abbiamo fatto dei bei corsi di guida sicura. Alcuni di voi sono anche venuti da me. Avrete notato qualche video qua e là, proprio dei corsi. Non li sto mettendo tutti proprio perché non avrei proprio il tempo per montarli tutti, però avete notato che ci stiamo conoscendo di persona. Quindi chiedo scusa se non sto facendo i video che sono più apprezzati su questo canale, ma vi ringrazio di cuore per la fiducia che mi state dando e poi perché ci stiamo conoscendo. Vorrei ringraziarvi uno per uno, coloro che mi hanno chiamato, che ci siamo conosciuti e coloro che comunque portano avanti questo canale, quindi quelli che, i commenti che lasciate, insomma. Grazie ragazzi. Vi lascio a un video, non sarà un video tecnico, ma sarà un video collaborativo, no? I miei soliti video dove chiedo a voi il vostro parere e presto torneranno i video tecnici, tecniche di guida, consigli, trucchetti e quant'altro. Io rinnovo il fatto che posso raggiungervi per fare dei corsi oppure potete raggiungere me qui giù da me in Salento. L'italiano lo sto lasciando un po' da parte, sono un po' emozionato a ringraziare tutti quanti perché è la prima volta che mi succede, quindi grazie, alla grande. Vi lascio il video, commentate sotto e poi sto già pensando che sarebbe bello incontrarci tutti quanti. Vediamo se per l'estate prossima riesco a organizzare qualcosa di figo dove possiamo incontrarci tutti, sia ex allievi e sia persone che mandano avanti questo canale lasciando i like, i commenti, iscrivendosi alle pagine, su YouTube e su tutti i social. Ciao ragazzi, grazie, vi lascio il video. Ciao. Allora, mi è stato detto, ma come tu che sei istruttore di guida sicura in moto, vai in giro così? Magliettina, caschetto jet? Allora, io non vado in giro così in moto, però sono dovuto uscire di casa per 5 minuti e in totale forse 1 chilometro di strada per andare a prendere il pane o per fare così una commissione. Se salto sulla moto così come sono, in un quarto d'ora ho fatto tutto, non sudo perché ci sono 40 gradi e se devo prendere la macchina da un quarto d'ora come minimo diventa mezz'ora, in più magari devi pagare parcheggio, in più magari ti trovi all'entrata o all'uscita delle scuole. Ed è il delirio, cioè non ci metti più mezz'ora, ma ci metti anche tre quarti d'ora per fare quella commissione che faresti in 5 minuti. Oppure prendi la bici, ci sta, io uso sempre la bici, anche perché la uso per allenarmi, quindi non mi costa nulla, però con 40 gradi sotto il sole non sempre ho voglia. Salto sulla moto e vado. E a volte, sarò sincero, faccio questo errore. Non mi vesto da moto, non mi vesto tecnico. Voi per fare la commissione di 5 minuti vi vestite tecnici? Fatemelo sapere perché è una domanda che mi fanno gli allievi. Ma stiamo facendo il corso vestiti tecnici, ma se io devo andare dietro casa al panificio, al giornalaio, mi devo vestire tecnico? La mia risposta da istruttore di guida è sì, ti devi vestire tecnico perché anche un piccolo incidente. Se sono vestito tecnico diventa un ricordo, così è, mi sono sbattuto per terra. Se invece cado in maniche corte, insomma, posso anche farmi seriamente male. Quindi sì, mi devo vestire tecnico, però io stesso faccio l'errore che quando vado dietro a casa la commissione in città di 5 minuti, salto sulla moto e vado. Un po' come è concepita la moto, no? Questo mezzo rapido, veloce e istantaneo, salti su e vai. Se però non mi sto facendo il giro, ma veramente devo fare una sciocchezza fuori casa. Non è più questo mezzo rapido e veloce, ma diventa uno stress, no? Mi devo vestire sotto il sole, vestito in città. Torno che mi devo rifare la doccia, che devo insomma buttare la maglietta da lavare e tutto quanto. Ragazzi, con tutta sincerità, voi come fate la commissione di 5 minuti? Grazie.
Grazie, rispondetemi nei commenti se siete arrivati fino a qui di questo brevissimo video. Grazie, e da Daniele è tutto, alla prossima.